Noi siamo nati per comunicare, non possiamo vivere senza comunicazione. Se noi non riusciamo a comunicare con gli altri, in altre parole, avremo una vita infelice. Siamo destinati alla depressione e purtroppo anche ad una vita di una durata media relativamente breve. Allora la comunicazione salva la vita. Ma quale comunicazione salva la vita? La comunicazione va molto al di là della parola. Allora la domanda a questo punto diventa: parlare e comunicare sono la stessa cosa? No, parlare e comunicare non sono la stessa cosa. Lo diventano nel momento in cui, oltre a parlare, comunichiamo bene. Comunichiamo bene attraverso le nostre emozioni, comunichiamo bene attraverso la nostra gestualità, attraverso la prossemica, attraverso l'uso degli spazi. E soprattutto comunichiamo bene quando riusciamo ad entrare facilmente in sintonia con gli altri. Se la nostra vita è costellata da conflitti, da difficoltà di comprendersi, allora vuol dire che abbiamo ancora dei buoni margini di miglioramento. In un momento in cui la comunicazione purtroppo è ammalata, è importante prendere degli esempi positivi e tradurli in una competenza che ci renderemo conto di quanto possa renderci felici. Perché comunicare bene permette di creare delle buone relazioni, e le buone relazioni sono alla base della felicità. Allora, nel corso di questa attività formativa parleremo di tutte queste dimensioni. Parleremo di ascolto incondizionato, di ascolto attivo, quello che oggi manca, ciò in cui tutti riteniamo di eccellere, ma che poi all'atto pratico si rivela essere un po' carente nelle competenze medie che spesso trascuriamo di allenare. Parleremo di comunicazione come comportamento, che non può essere negato, cioè insegna la pragmatica della comunicazione umana, e quindi Paul Vaslavik. Parleremo dunque di stili di comunicazione e di modelli di personalità. Parleremo dei livelli della comunicazione, parleremo della comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, e come questi livelli di comunicazione ci permettono di apparire congrui nel nostro modo di dire le cose. Parleremo dunque di analisi transazionale, di Eric Berne. Parleremo anche di comunicazione con intelligenza emotiva, in che modo l'intelligenza emotiva può esserci d'aiuto per migliorare il nostro modo di comunicare. A questo corso è associato il mio libro, La comunicazione efficace, fiducia nei propri mezzi, motivazione e competenze relazionali per ottenere il massimo nella vita privata e nella professione.